In questo senso mi fa molto piacere la presenza di Marco Morganti, che è responsabile della direzione Impact di Intesa San Paolo. Quindi Marco, anche a te, lato diciamo mondo di qui privato delle banche, chiedo qual è la possibile partecipazione, la possibile offerta. Mi metto dalla parte del mercato e sto a sentire quale può essere l'offerta che può sostenere un mio progetto da parte del tuo gruppo. A te Marco. Grazie Stefano di questa sfida, perché in pochi minuti rispondere, ma ci proviamo. Allora, ho usato una metafora anni fa che è stata apprezzata in un convegno. Ho definito il mondo dell'economia sociale, di quale direzione si occupa, io me ne occupo da 14 anni ormai, come una specie di paguro, anzi un insieme di paguri. Come sapete, i paguri nascono senza conchiglia e rimangono senza conchiglia, non sono in grado di produrla, devono cercarla. Quindi la ricerca di una casa, come il paguro cerca la conchiglia, caratterizza l'attività di questo sistema, 350.000 organizzazioni censite, un patrimonio gigantesco rispetto anche ai nostri partner europei. Noi siamo molto più forti nella diffusione, nel radicamento, nella relazione comunitaria che questi soggetti hanno. Parlo del non profit, quindi associazioni, fondazioni, cooperative sociali, opere sociali della Chiesa. Questo mondo si sovrappone perfettamente per la sua capillarità all'enorme capillare patrimonio che sta tra turismo e arte, ovviamente connessi tra loro. Allora, qual è la principale difficoltà del paguro nel trovare la conchiglia giusta? Ecco, la principale difficoltà è acquisirla a condizioni che siano sostenibili per un mercato, per un tipo di business, un modello di business che possiamo definire più povero di altri. Quindi la pretesa che il povero paguro viva in una conchiglia troppo costosa, come per qualunque inquilino, non è sostenibile. Allora, quando il soggetto sociale cerca e trova casa, o cerca e trova conchiglia, deve spesso avere a che fare con una proposta impossibile, irrealizzabile, canoni alti e tempi di concessione brevi. Questo purtroppo succede con molti soggetti pubblici, è tipico per esempio delle amministrazioni comunali. Allora io vedo, Stefano lo sa perché ne abbiamo parlato più volte, vedo in questa vostra iniziativa un'occasione imperdibile, perché voi cominciate giustamente con la proposta opposta e positivamente opposta, cioè canoni che possono essere minimi o trascurabili addirittura e concessioni molto lunghe. Questo fa sì che le operazioni siano ovviamente sostenibili, ma non siamo ancora pronti, perché una volta che il paguro è trovato la giusta e ci possa avere un periodo lungo, insomma c'è un problema di accesso al credito. E l'accesso al credito di nuovo è sottoposto ad una validazione di sostenibilità nella quale si entra, ma si entra con una qualche giusta perplessità di metodo. Non è facile, insomma, andare incontro all'esigenza di soggetti che spesso hanno gran buona volontà, grandi belle idee, però non sono molto avvezzi a fare i conti con la sostenibilità economica. Ecco perché questa nostra banca, che segue da 14 anni un numero complessivo di clienti, tutte le volte che lo dico non per flettere i muscoli, ma perché lo sento come una responsabilità, 115.000 organizzazioni su un totale di 350.000, è veramente molto impegnativo e ci impegna appunto a realizzare risultati grandi che valgano per tutto il paese. Insomma, per la banca è necessario acquisire delle competenze, una visione che non necessariamente possiede anche dopo tante spese. Allora, io faccio questo appello, concludo con questo appello Stefano. Voi avete fatto un ottimo lavoro oggi riunendo veramente tutte le componenti che entrano in gioco in questo progetto di sostenibilità e di seconda vita di bene che altrimenti, come la conchiglia sfitta in fondo al mare, diventerebbe sabbia, cioè perderebbe ogni valore. Bene, la mia proposta è che si possa con loro, con voi, per opera dell'Agenzia del Demanio, che ha questa grande vitalità e propositività, mettere insieme qualcosa che somiglia a una rete, nella quale mettiamo le migliori esperienze dell'economia sociale svoltesi in giro per l'Italia ora e passato, le mettiamo a confronto con una serie di opportunità, diamo loro delle competenze per realizzare meglio il loro progetto e le finanziamo a condizioni buone, anzi direi ottime, ma non per fare un gesto generoso, ma perché un buon progetto
fatto dall'economia sociale, è un progetto che ha un bassissimo rischio d'impresa. E bassissimo rischio d'impresa vuol dire, nella migliore tradizione bancaria, che il denaro questi soggetti lo possono e lo devono pagare molto poco. Concludo dicendo che questa metodologia delle reti noi non la proponiamo oggi per la prima volta, ne abbiamo fatte sempre nell'ambito dell'economia sociale di vario tipo, ne abbiamo fatte per ottimizzare le capacità del sistema sociosanitario assistenziale, un sistema che è diffuso dappertutto in tutta Italia, condotto dal terzo settore e che va rafforzato, anche quello è perfettamente radicato su tutto il territorio. Lo stesso con la cultura, tema caro ovviamente al tavolo di oggi. Con la cultura, un accordo fatto con Federculture, con il Forum del Terzo Settore, con Agis, con l'Alleanza delle Cooperative Italiane. E in tutti questi schemi si condivide la competenza per distinguere ciò che è sostenibile da ciò che non è sostenibile. Stessa cosa per lo sport. Ricordo di passaggio che lo sport, che è un possibile attore in questo schema che voi state tracciando, perché molte di queste strutture, di queste conchiglie, possono essere rivitalizzate da paguri sportivi. Insomma, nello sport, dove l'Italia ha 110.000 organizzazioni su 700.000 in tutta Europa, quindi immaginate che razza di patrimonio e quanto è capillare in ogni parte d'Italia, insomma, nello sport abbiamo fatto anche lì una rete importante che ci sta dando grandi risultati in termini di migliore, più consapevole, più sostenibile accesso al credito. Questo è quello che Intesa San Paolo, come prima banca italiana, può e vuole dare. Una sponda che non è solo di denaro, ma è di denaro, di esperienza, di capacità di aggregazione. Grazie molto, Stefano. E grazie a tutti. Grazie a te, perché so l'impegno del gruppo e personale, insomma, la tua visione del tema. Quindi anche qui speriamo, in questo senso, di aver portato comunque qualche risposta o almeno uno spunto di ingaggio per il mercato che ci sta ascoltando.